Grazie Presidente. Stiamo parlando di 12 ettari di agro romano nella zona più densamente cementificata e abitata di Roma. Ci troviamo nel quinto municipio, in zona prenestina, tra quarto e quinto municipio che è confinante. In quest'area subisce diverse iniziative che vanno nell'intento di andare verso la speculazione edilizia. Grazie alla fermezza dei cittadini che si sono coesi per combattere contro queste diverse speculazioni, molte delle quali anche illegali, per cui sono state bloccate grazie a denunce di cittadini, cioè a un certo punto addirittura viene modificato al piano urbanistico regionale la mappatura. E si apporta una modifica tale che sul PRG, nella mappatura di PRG, che allora erano solo cartacee, che si fa diventare parzialmente l'area dell'ex NIA addirittura edificabile. Grazie alla sensibilizzazione e alla mobilitazione che parte insomma dagli anni 90 e va a costituire dei gruppi di cittadini solidi, che si uniscono intorno a questo tema per la salvaguardia di quest'area, verde, di questo polmone verde, in una zona urbanistica che ricordo non rispetta nemmeno il minimo, la metà degli standard urbanistici, cioè i 4 metri cubi, ci sono meno di 4 metri cubi di verde a persona in quest'area quando dovrebbero essere 9 metri cubi di verde a persona. Ecco, l'azione del Movimento 5 Stelle è in continuità con quella che è stata anche l'azione politica degli anni pregressi in cui eravamo opposizione. Uno degli ultimi atti speculatori fummo addirittura noi, l'attuale presidente del quinto municipio e io stessa a notificarla ai cittadini perché tramite un accesso agli atti scoprimo che c'era l'intenzione dell'attuale proprietario terriero di costruire quattro grattacieli sull'area dell'ex NIA. Ecco, tramite questa denuncia che fecimo allora riuscimmo a stoppare anche quest'ennesima speculazione e grazie soprattutto al supporto dei cittadini. Comunque già da allora ci siamo mossi anche come opposizione affinché si potesse valorizzare quest'area. 2 anni fa abbiamo seguito, insomma, abbiamo presentato degli atti sia a livello municipale, seguiti sia a livello cittadino. Una mozione, è stata presentata una mozione che andava proprio nell'indirizzo di chiedere alla Regione di riconoscere il monumento naturale del lago dell'ex NIA. Ricordiamo che questo lago ha un'esistenza che è solo ventennale, perché proprio in occasione di una di queste speculazioni in cui sotto Alemanno si volle costruire un centro commerciale, sbancando il terreno di oltre 10 metri, si andò ad incidere una falda acquifera e questa falda acquifera, che non si riuscì, che i costruttori non riuscirono più a controllare, creò tramite questa fuoriuscita di acque il lago che conosciamo attualmente e quindi tutto il sistema naturalistico che poi si è stabilizzato in questi giorni ed è proprio il caso di dire che la natura riprende in questi casi i suoi spazi sull'uomo ed è per questo che noi siamo andati a chiedere proprio che diventasse un simbolo di monumento naturale anche come metafora insomma, dell'ambiente e della sostenibilità che avanza quando l'uomo costruisce eccessivamente e va a cementificare gran parte del suolo. E proprio grazie a questa iscrizione del demanio idrico, in questi ultimi mesi, il 9 ottobre, la Regione ha proceduto, come di nostra richiesta, ad avviare per questo percorso che dovrebbe finire nei prossimi mesi e che vedrà dare la gestione, insomma, di quest'area a Roma Natura. Per cui il nostro percorso è attivo, la Commissione Cultura in realtà ha fatto un passo in avanti perché si è impegnata affinché ci fosse un riconoscimento di questo spazio anche per fini culturali, perché ricordiamo che comunque su quest'area insiste l'ex fabbrica dell'ex NIA, una delle fabbriche più grandi mai creata in tutta Roma, ma in tutta Italia. Parliamo
dei primi del Novecento, di 2500 operai, di cui la metà donne. All'interno insisteva una mensa con servizi medici, servizi per l'infanzia, veramente un piccolo borgo in cui si dava risposta alle esigenze degli operai e di tutti, con tutti i servizi annessi, cosa che era assolutamente innovativa allora e lo sarebbe anche oggi, perché non sempre si riesce a dare risposte di questo tipo. Quindi era molto interessante evidenziare questo esperimento, ma anche perché non abbiamo grandi racconti a Roma di quella che è l'epoca industriale, la prima epoca industriale, quindi quello per cui si sta muovendo insomma, la Commissione Cultura è proprio il riconoscimento di vincoli anche a livello nazionale proprio sulla fabbrica dell'ex Nia Viscosa, proprio perché questa possa essere valorizzata. Ricordiamo che c'è la cittadinanza si è mobilitata per salvaguardare la documentazione, la storia di questo sito e proprio con la volontà di andare a valorizzare anche questa documentazione, insomma in coordinamento con la cittadinanza ci siamo mobilitati affinché si crei anche un polo museale culturale e che possa insomma, andare nell'indirizzo insomma, più ampio non solo di valorizzare lo spazio a livello ambientale ma anche a livello culturale. Credo che l'interesse di questa commissione va in questo senso coordinatamente con la Commissione Ambiente, per cui già stiamo lavorando su questo tema con il municipio strettamente e anche in dialogo con la Regione. La invito a concludere, consigliere. Sì, stavo concludendo. In collaborazione con loro insomma, ci auguriamo di poter raggiungere l'obiettivo e anche con il Governo nazionale nel più breve tempo possibile. Grazie Presidente, per questo voteremo un'astensione, ma per dire che noi già ci stiamo lavorando, per cui non andremo a votare contro perché è già in linea con il nostro operato. Grazie.